Bello questo film, si diceva, vero? Lucia Mascino. Io questo film lo amo profondamente, ho amato la sceneggiatura di Francesca Manieri, Francesca Comencini e Laura Paolucci. Dal primo istante è stata già una folgorazione, la seconda folgorazione è stato girarlo con Francesca, che è eccezionale perché è coraggiosa, determinata, sensibile, ha mille capacità diverse nel condurre e soprattutto molto gioiosa nel condurre un set, quindi si è creato un ambiente intimo che era anche direi necessario per questo film, essendo così intimo, scivolarci dentro proprio senza troppe remore. Parliamo di Claudia, anche del tuo personaggio. Sì, certo. Il personaggio appunto è un personaggio che da fare, da interpretare per un'attrice è divertentissimo, perché io provo una grande simpatia per questo carattere e anche delle volte mi trovo, magari l'altro giorno stavo camminando per strada con gli occhiali da sole, il cappotto, e mi sentivo un attimo Claudia quando cammina così combattuta con se stessa all'inizio proprio del film, quando è spezzata in due e va a cercare la ricarica telefonica, e mentre camminavo e pensavo, ecco qua sono come Claudia, mi sono messa a ridere perché mi provoca questo effetto, quel tipo di lotta emotiva, forte, eccetera, magari anche solo per fare una ricarica, ma perché dietro c'è un altro significato. Quindi il personaggio è impetuoso sicuramente, ma anche molto generoso, molto ironica, non so, io troverei solo degli aggettivi positivi, passionale, sanguigna, trasparente, eccetera. Sicuramente anche impegnativa, e questo è un altro aspetto del film che trovo intelligente, perché appunto non è santificata, ovviamente è impegnativa e come tutte le persone che soffrono, è anche impegnativa come tutte le persone che hanno dei, diciamo, dei volumi energetici un po' alti. In questo mi ci ritrovo, perché anch'io ho sempre avuto il problema di avere troppa energia, e quindi sono d'accordo con Claudia. L'amore va difeso comunque a tutti i costi. A tutti i costi. Assolutamente, lei lo difende, sì, l'amore va difeso a tutti i costi, non c'è bisogno che lo dica io, ovviamente, sì.